Professore, l'Olimpia Agnonese non è soltanto prima squadra, molta attenzione viene data anche al settore giovanile. Eh sì, l'Olimpia Agnonese oramai sono 20 anni che non è solo prima squadra ma è anche settore giovanile. È una società in verticale che parte dalla prima squadra Serie D fino a ragazzi di 5-6 anni. E anche quest'anno a livello di settore giovanile, anche se stiamo un po' pagando l'inagibilità del campo, ma poi vedremo anche il bello e quindi sarà un piacevole cavalcare i campi con la nuova generazione, abbiamo un buon settore giovanile. Stiamo facendo molto bene con la Juniors nazionale, siamo partiti un po' malucci ma adesso ci stiamo riprendendo, non a caso abbiamo fatto 4 vittorie consecutive, domenica una bellissima partita a Iesi. Con gli allievi stiamo soffrendo un po' la non disponibilità nel campo, però con i giovanissimi stiamo andando ancora meglio. Senta professore, c'è Basilio Antonelli in prima squadra, a dimostrazione che il settore giovanile produce dei talenti importanti che poi vengono utilizzati anche dalla prima squadra appunto. E certo, dobbiamo ricordare che 5-6 anni fa in prima squadra c'erano bensì 6 ragazzi di Agnone. Basilio è il fiore all'occhiello dell'Olimpia Agnonese, ha fatto la sua esperienza a Roma, forse un po' per incompatibilità col mister non è riuscito a deformare. Io, siccome ci do gli ottimi rapporti ancora con la Roma Calcio e con Bruno Conte, lui mi dice sempre che era un numero uno. Purtroppo lì non si è capito che cosa è successo, però adesso sta dando un valido contributo anche alla nostra causa, un ragazzo molto intelligente, un ragazzo voglioso di fare, speriamo che si sblocca anche nel realizzare gol, perché io l'ho avuto con la Juniors nazionale e siamo partiti con una classifica penultima, siamo arrivati quasi dai primi con il suo apporto e con la sua bravura. Senta, che 2019 sarà per l'Agnone? È un 2019 secondo me roseo, perché adesso Foglia Mansilla ha a disposizione non un buono ma un ottimo organico, sta attingendo anche sul nostro settore giovanile, non a caso 3 ragazzi dalla Juniors adesso si allenano in piana stampa con lui. Io vedo una strada molto rosea, anche perché ce lo meritiamo, il presidente sta facendo dei grossi sacrifici, ci auguriamo con l'amministrazione anche che sta facendo dei grossi sacrifici di avere al più presto il nostro campo, di giocare nella nostra piccola realtà in modo tale che il nostro pubblico come sempre ci ha sostenuto e ci sosterrà, e usciremo a ben presto in questa palude, perché non meritiamo questa classifica in quanto la squadra è ottima squadra e soprattutto l'allenatore è molto bravo, un professionista serio e preparato.